Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi volevo parlarvi di un prodotto che non avrei dovuto recensire, però talmente mi è piaciuto quando l'ho acquistato, perché vabbè, io l'ho acquistato perché mi serviva, e dopo averlo provato e utilizzato ho deciso di farci una recensione, perché ragazzi questo prodotto a me davvero mi ha entusiasmato. È un prodotto utilissimo che a tutti serve, o al 90% delle persone serve, perché al giorno d'oggi tutto va ricaricato e quindi non c'è cosa più utile di un ricaricatore USB multiplo. Questo ragazzi è un prodotto che non costa tantissimo, nel senso è in linea con altri prodotti simili a questo, però mi è piaciuto tanto il design, la qualità e anche le sue prestazioni. L'ho trovato in offerta a 18 euro, però normalmente costa sui 23 euro. Vi lascio il link di Amazon in descrizione nel caso vogliate dargli un'occhiata o acquistarlo. Quindi al suo prezzo massimo è intorno ai 23 euro, se lo beccate in offerta lo trovate anche a 18 euro. Adesso ve lo faccio vedere un attimo da vicino e anche lo proviamo insieme, così vi faccio vedere cosa è in grado di fare e cosa è in grado di gestire questo piccolo caricatore multiplo. Allora andiamo a vederlo da vicino. Al suo interno c'è pochissima roba ovviamente, però la scatola è molto carina. Troviamo il caricatore e il cavo per collegarlo all'alimentazione, quindi tutto qua, una scatola molto curata e affascinante, ma veramente molto minima nel contenuto. Quindi abbiamo il caricatore, che ragazzi guardatelo, è molto carino, con un design accattivante, tutto arrotondato, lucido, veramente molto bello. La cosa interessante è questo display che c'è davanti, che poi vi faccio vedere in funzione. Poi all'interno abbiamo il cavo per collegarlo all'alimentazione. Quindi adesso non ci resta che provarlo e vi faccio vedere cosa è in grado di fare questo piccolo caricatore multiplo. Allora vado a collegarlo all'alimentazione, srotolo il cavetto. Cavetto srotolato, lo vado a collegare all'alimentazione. Collegato all'alimentazione, quindi andiamo a inserire la presa dell'alimentazione nel caricatore. Ve lo faccio vedere così, così vedete anche il display. Anzi, vado a togliere anche la pellicola che non ho mai tolto, così si vede meglio il display. Ecco qua, c'è la pellicola protettiva che non ho mai tolto, la tolgo adesso così si vede probabilmente meglio il display. E vado a prendere qualche cavetto e vi faccio vedere cosa è in grado di fare questo caricatore multiplo. Allora, partiamo con collegare una presa USB Type-C, poi ne vado a prendere un'altra USB Type-C. Ovviamente ci potete mettere quello che volete, cioè in base a quello che dovete andare a ricaricare. Quindi poi ci vado a mettere una presa USB Lightning per caricare l'iPhone. Quindi vedete che ho collegato tre cavi. Questo caricatore multiplo ragazzi è 50 watt, ha 5 volte d'uscita e 2,4 ampere per porta USB, in totale 8. Quindi i dispositivi che noi andremo a collegare possono al massimo raggiungere un totale di 8 ampere o massimo 2,4 per porta, che è comunque una cosa diciamo abbastanza importante, questi 8 ampere, perché tanti alimentatori magari hanno meno ampere. Quindi quando noi ci andiamo a collegare due dispositivi che hanno un assorbimento a livello di ampere, che ne so, 2 ampere uno, 2 ampere l'altro dispositivo, e magari già saturiamo gli ampere massimi che ha quel caricatore, quindi poi i due dispositivi o non si caricano o si caricano in maniera super lenta, mentre questo, per raggiungere comunque 8 ampere che lui dà disponibili totali, bisogna veramente impegnarsi tantissimo per andarli a occupare. Quindi vi faccio un esempio, per esempio se io vado a ricaricare una batteria del Paro Tanafi, che si può ricaricare tranquillamente con un power bank o con un dispositivo tipo questo, perché comunque ha una presa Type-C per la ricarica, che è una delle cose che ho sempre apprezzato del Paro Tanafi. Questa, io vado a collegare il primo cavo, cioè il cavo inserito nella porta numero 1, lo vado a collegare. Adesso lui analizza lo stato di carica, la batteria, vedete che manca, quasi carica tutta, e vedete che qua mi dice che in questo momento sulla porta 1, vedete che lampeggia la porta 1 qua sopra,
sta assorbendo 1 A, perché ormai vabbè, è quasi carica. Se fosse stato molto meno carica di così, avrebbe assorbito molto di più, eh. Ormai è quasi carica tutta, quindi ha un assorbimento, vedete che sta andando quasi a zero, perché ormai è carica praticamente tutta la batteria. Qua ho il totale dei volt, queste sono i 5,22 volt, cioè l'uscita che ha lui a livello di volt, che vi ho detto che infatti è 5 volt. Mentre sta caricando questa, vi faccio vedere a collegare il telefono, quindi l'iPhone. Questo dispositivo, ragazzi, include già protocolli predefiniti per Apple e Samsung, più altri protocolli. È in grado di avere le protezioni sui cortocircuiti, sui sovraccarichi, sui fulmini, sul surriscaldamento. Veramente un dispositivo completo che comunque vi garantisce tanta sicurezza anche da questo punto di vista. Vado ad inserire la presa Lightning dell'iPhone e adesso vedrete che qua, oltre al numero 1, apparirà anche il numero 3, che è la presa dove ho attaccato l'iPhone. Vedete che la numero 1 in questo momento assorbe 0,7 A, la presa numero 3 ne assorbe 1,5, perché comunque l'iPhone è in questo momento scarico, sarà più o meno, no, sarà circa un 80% di carica. Mentre quella del Parrotanafi ormai sta finendo la sua carica, quindi tra un po' anche questa LED qua della batteria smetterà di lampeggiare. Comunque vedete che su ogni numero che appare qua c'è quanti ampere quel dispositivo sta assorbendo. Quindi proviamo ad attaccare un altro dispositivo, che ne so, vado a prendere tipo la GoPro, vado a collegare sempre la presa Type-C della GoPro. Ok, adesso ho 3 dispositivi collegati, quindi ho nella presa numero 1 un assorbimento di 0,5 sulle batterie del Parrotanafi, nella presa numero 2 adesso c'è la GoPro, quindi assorbe 1,1 A, e nella presa numero 3 1,2, che è l'iPhone. Quindi vedete che in questo momento sto caricando 3 dispositivi che hanno 3 assorbimenti di ampere diversi, però nel totale non arrivano a 8 A. Quindi per arrivare a occupare gli 8 A bisogna veramente impegnarsi tantissimo. Vi ripeto, l'uscita massima per ogni singola porta è 2,4 A. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere questo caricatore multiplo, che è veramente bello esteticamente e molto funzionale e pratico, soprattutto per il suo display che ci dà lo stato di assorbimento dei vari dispositivi e il livello di ampere, che comunque è una cosa importante perché ogni dispositivo ha un suo assorbimento e comunque se ne attacchiamo di più o meglio, l'assorbimento dei dispositivi che andiamo a attaccare è di più di quello che il dispositivo di ricarica è in grado di fornire. I dispositivi o non si ricaricano o si ricaricano in maniera super lenta. In descrizione, cosa dire ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere questo caricatore multiplo a 8 porte a 50 watt con 8 A totali di uscita vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale per non perdervi neanche un video, un tutorial, una recensione, e ciao!